siamo messi lì già, si votava un po' la piazza e lui si è messo a suonare e tutti siamo seduti, ma eravamo molti, cerchio perché cerchio, quando c'è gente, quando c'è molta gente, fa cerchio Fa intorno a... cerchio, fa la porta delle Sai? stelle, la porta delle stelle. Il Riempie. cerchio E quando fino a c'è che non è gente, piena non c'è la porta voilà, e delle dunque eravamo, non so, una centina di persone lì, stelle. Una tutti seduti, centina? centinaia, molti insomma seduti, e poi si è Era messo un a periodo, era cantare un e io ho periodo. detto a un Periodo. ragazzo vicino a me, ho detto, ma di chi sono queste belle canzoni? Sono suoi, e poi ho visto che gente che conosceva le sue canzoni, io pensavo, ho detto, oh, per scrivere canzoni così belle devi essere una bella persona, però non lo conoscerò mai Questione perché io ero di domanda passaggio. intelligente, dopo 50 anni, ma che ne pensi ancora? Pensa ancora la stessa cosa? Sì, sì, sì. Perché domanda E dopo... dunque ho ascoltato le canzoni, ho dato pure dopo che uno passava a fare la 100 mancia, lire mi ha dato. erano lire, 100 infatti. lire mi ha No, che ne rivolto. sai, tu non era, era il gigante, quello un po' zoppo che Ma faceva. si rubava tutti i Lo soldi. so, però era lui che passava col Cioè lui cappello. faceva 10.000 E dunque lire, erano poi 1.000 dopo per lire. 2 o 3 giorni 9.000 si cantavo metteva in sempre la sua contatto. canzone, Piazza Navona, ce l'avevo in memoria, vabbè. E poi l'ultimo giorno che ero a Roma, dovevo andare in Calabria, era previsto con le amiche. Mi dice un'amica, c'è quel tipo che canta quella canzone che ti piace. Io sono andata ad ascoltarlo, però l'aveva già cantata Piazza Navona. Quando arriva sempre il gigante lì, zoppo, gli dico... Puoi dirgli che canta Piazza Navona la canzone, quel tipo ha detto, oh, c'è un'altra ragazza che chiede questa canzone, Mario mi ha guardato, ha fatto, oh, forse la ricanto un po' È più lì che ti ho avanti. sposato, è lì che ti ho E sposato, lì, sì, è proprio lì. vero, e lì io mi sono detto, Madonna, vado in Calabria, non lo conoscerò mai quel ragazzo e so che lo devo conoscere, Erigotta. però io ero timida al massimo e dunque c'aveva una canzone che diceva... Più o meno, eh? Non so se ti ricordi quella canzone. Se un giorno non so dove andare, sono perso per le Prestami i vie, tuoi occhi. Che prestami tu che... piaceva molto a Franco. È una, che, dai, era una delle peggio canzoni che ho scritto, che No, non Franco è mi la faceva peggio, morire. perché mi Prestami i tuoi dici, occhi. mi lasci, lasciami il tuo indirizzo, poi saprò Prestami i tuoi dove... occhi per E vedere dove dunque ho detto, magari lasciami un indirizzo nel cappello, non si sa mai. Così, per lasciare qualcosa, me ne andavo... E poi non l'ho fatto, neanche quello. E poi ha smesso di cantare e ha detto, ah, faccio una pausa e poi forse fra mezz'oretta riprendo, ok, va bene. E lui che mi ha parlato, mi ha chiesto, francese o inglese? Credo che era inglese. Ha detto francese e mi fa, oh, Paris, c'est un gros merde. Era andato a Parigi e non gli era piaciuto. Lo schifo. Ho detto, va bene, poi abbiamo parlato così per 2 o 3 ore. E poi sono andata in Calabria e poi l'indomani sono tornata a Roma. No, Sì! brava! Arrivata in Calabria, insomma, che vengo a fare qua? Campeggio non importa, devo conoscere quella ragazza. E un'amica mi fa, perché ero con 2 altre amiche, ho detto, adesso come faccio? Siamo andati, partiti in 3, non sapevo come dire. E Monique era con me e fa, Mara, che facciamo qua? Torniamo a Roma. Sì, torniamo a Roma. Ho guidato, cioè avevamo la coccinella, la Volkswagen, no? E arriviamo a Roma dove essere lunedì notte, temporale. No, quell'anno, sai, Constellation, sì, le planete erano tutte ben disposte perché ho conosciuto tutta gente bellissima. No? Perché la sera che l'ho conosciuto, ho conosciuto anche tipi che vendevano dei manifesti grandi, dei film 1900, 1900, belli, manifesti grandissimi. E Pietro si chiamava e Jörg, un tedesco. Parlavo Pietro con loro. Jorg che questi pensi immagino mi hanno lasciato l'appartamento, mi hanno dato, dice Mario, un appartamento dove do, tiè. Sì, no, a noi, sì. Quando, allora, torno quella sera e je tombe, cado, non si Arrivo, dice. arrivo. Arrivo in Piazza Navona, trovo Pietro e Jörg, che avevo conosciuti il giorno prima. Prima di, perché viaggiavo di notte per andare anche là. E allora mi fanno... Ma non sei partita? Ho detto sì, ma sono tornata. Ah, mi fa, il tuo amore non c'è. Allora io dico, mio amore? Ah, ha detto sì, abbiamo assistito tutti al vostro incontro, che poi non ci eravamo toccati. Boh. Ma noi E siamo allora ci dicono, ma fantascienza. c'è stato un temporale, non pioveva da mesi a Roma, lì proprio nubi fra, tutti abbiamo dovuto mettere a posto la roba, dunque va bene. Dove dormiti? No, dove Dormite? dormite?
E noi, boh, non lo sappiamo, è il parco degli aranci, ma no, è tutto bagnato. Venite, vi lascio il mio appartamento, ci fa Pietro, e vado a dormire alla città universitaria con yoga, facendo medicina, studi di medicina tutti e due. E quando lì lo raccontavo, mi dicevo, ma avete seguito due tipi così? Ho detto, ma no, le avevo incontrate, sapevo che erano bravi, non potevo immaginare altre cose. E infatti erano bravissimi perché ci hanno lasciato l'appartamento, Piazza Re di Roma, 100 metri di casa sua, che non sapevo ancora. E l'indomani sono venuti a mezzogiorno e poi ci siamo visti ancora quel giorno lì, sì. E l'indomani ha detto, oh, ci dispiace, andiamo, abbiamo un'opportunità, andiamo da amici in Austria. Non abbiamo detto, va bene, non ci pre- no, no, ma vi lasciamo l'appartamento, ve lo tenete, quando andate via mettete le chiavi nelle cose della posta, e va bene, ci hanno lasciato tutto il mese il loro appartamento, ci conoscevamo solo da il giorno prima, bellissimo. Ma tutti così, E penso che anche te l'ho conosciuto Franco, ma tutta bella gente, sai quanto? 77, era. Ma questo è un anno dopo. Troppo bello, sai, come si chiama, Emiliano... quello di Varese, Sandro. No, ma quello che dicevamo prima con Gianluca, penso che ci sono dei momenti nella vita. La magique così. Che no, ma anche la storia nasce così. Ci sono dei momenti della storia che poi sono degli incontri che fanno, che poi boom. A noi è stato particolare per la nostra storia, ma vedi, nella storia globale è così che però persone vive. Si disenergia. Due imbecilli si incontrano. Poi anche qui in tempi cioè, persone integre fanno storia, sono sicuro di quello, sono sicuro. Senza contare, senza bisogno di ricambiare, sai, boh, generosità così, non so se ancora. Allora l'indomani lo chiamo, noi in Francia già avevamo da giovani tutti un appartamento, collocazioni. E io mi aspettavo che in Italia tutti i giovani erano come noi in Francia. Era 1978. In casa dei genitori. Io chiamo Mario, che mi aveva lasciato il numero di telefono, dimmi, perché io non sapevo dove andavo in Calabria, le vediamo. Quando sei in un posto, mi chiami, magari se posso suonare, un'opportunità, vengo. Ok, domani. Dovevo suonare in Calabria? Chiamo e mi risponde una ragazza, che era sua madre. Io non mi aspettavo, una ragazza lì. No, vabbè, presto, torna ora di cena, va bene, boh, va bene, forse sarà una collocazione, ma vabbè. Invece era la una coinquilina. Coinquilina. E dunque, dopo l'ho avuto al telefono, va bene, appuntamento questa sera, arriviamo a pensare, ma fa, devo andare a Cinecittà, devo fare un coso in un film di Comencino. Dico, questo ragazzo, incredibile. E siamo andati a Cinecittà e faceva, come si dice, una comparsa dove suonava, faceva il cantatore, infatti nella canzone del mare, nella canzone del mare con Comencini, che aveva preso a Piazza Navona. Aspetta, la miglior cosa Gianluca, sai chi c'era nel film? Sono autostrada e dunque c'è un grande ingorgo di 20, più di 24 ore e sono tutte storie di una macchina di film con dei fascisti, uno stupro, insomma, e c'era Depardieu, no, ma Devers, Gianluca, questo è francese. Io arrivo a Roma, gli dico vieni e altre città c'era Depardieu, il più grande attore francese. Che poi stava con me, stava con me nella macchina. E infatti ero sempre entrata in città, abbiamo assistito per delle ore perché per fare un pezzettino. Ho conquistato proprio. Ho detto, ma chi è sto tizio? Madonna, Roma! Dove andare a Roma? Massacrata! Depardieu proprio ci hai avuto. No, ma Depardieu che poi non era quel tipo antipatico che è diventato perché abbiamo parlato. Beh, era quello del Novecento ancora, no? Uai. E dunque cioè dentro c'era Gasma, Sordi, qui, tutti ci stavano, tutti ci stavano. Quel film infatti l'ho comprato pure, l'ho trovato a Roma in Italia. No, ma l'ingorgo, una cosa no, strana era solo, dopo rispetto ci siamo visti insomma tutto il mese lì e sono tornata in Francia, è venuta a novembre, è rimasto fino a gennaio, poi per un anno abbiamo fatto no, questo Mara, film a Roma. Cioè, rispetto all'ingorgo, sì. Si parlava prima della SSM rispetto a Franco. Cioè io 28 secondi. Sì, sì. 28 secondi del film che hanno preso una canzone che in effetti Comencini era venuto a Piazza Navona, aveva sentito nella canzone del male, dice fa una canzone, 28 secondi della canzone del male, cioè io per 10 anni ho preso fra i 200 e 300 mila lire all'epoca a ogni anno.
Sì, per 28 secondi. Immagino cioè, quando fa la musica di un film. Cioè, un Morricone miliardario. Intanto arrivavamo i soci. Ennio Morricone miliardario. Cioè, quando si dice noi artisti siamo creative commons, e l'ho fatto perché anche io sono su Giamento, ho fatto tutta un'opera, l'ho messa su Giamento. D'altronde c'è una radio pure che ha trasmesso tutte le sere, gratis. Però voglio dire, cioè, questi noi, io su 28 secondi, su un film di una canzone, cioè 200-300 mila lire, delle volte pure 500 mila lire all'anno. Tutto il mondo è resmettendo... Cioè, bisogna rendere conto, io sono d'accordo a darle gratis, ma almeno che si sapesse che quello che diamo. Cioè non è che quando fai gratis non dai niente. Rispetto alla SACEM, alla SIAE, la SIAE italiana, bisogna essere chiari. Cioè io sono d'accordissimo, di ok, un artista, io ti do, non voglio una lira come artista. Però che almeno si riconosca che l'artista fa un gesto. Perché oggi come oggi, invece no, l'artista dà tutto gratis, è musicista, non dà un cazzo. Si sente più complicata la cosa, è vero. Cioè, capito? Perché no, a spesso che poi gli artisti che non danno niente, che non domandano niente, sono considerati artisti minori. Sono artisti che, capito, dice, non sono conosciuti, sfigati, che non danno niente. Quando invece, mi dispiace, io un'opera. Sarò sfigato, sarò certamente sfigato, non mi sembra essere sfigato, sono contento, io sono contento. Però voglio dire, almeno si riconosca no, quello che è stato fatto. Contributo. Contribuisce in quanto... Contribuisce, ma non sono il solo, ce ne sono una marea. È venduta alla televisione giapponese, dunque c'è dei soldi, mi sembra normale che dividiamo... Secondo ogni parte tu hai fatto un'ora di musica, tu hai fatto... Secondo me il vero progresso rispetto alla SACEM, alla SIAE, sarà quando ti diranno, ok, tu fai un'opera d'arte, la metti online, in funzione degli ascolti, avrai quello che meriti. Come avviene su Spotify oggi, Ma Spotify, sta attento a Spotify, perché Spotify, io non sto su Spotify, cioè Spotify. Loro che fanno? Loro ti dicono, ok, mi dai, io gli ho messo 14 album su Spotify, ogni album ti costa 34 euro. Paghi più che ne ricevi. Ok, tu glieli dai, tu dici, vabbè, io ti do 34 euro, poi ce l'avrai in ritorno. Lady Gaga, che non è Mario Salis, che poi non mi piace nemmeno, fra parentesi, cioè lei solamente su Spotify in un anno ha preso 112 euro. Allora, se Lady Gaga... che vende una marea di dischi in il mondo intero via 112 euro Mario Salis che non conosce nessuno e che nessuno sa ma quanto devi non sei sicuro di questa cosa sono sicurissimo d'altronde anche gli ha fatto processo Lady Gaga gli ha fatto processo fatemi capire come funziona la come si chiama quindi lo spirito se è la stessa cosa sempre la stessa cosa. Se ci fossero persone intelligenti e persone giuste che gestiscono Spotify in Francia, Deezer, che è BMC, Jamendo, ma Jamendo è già un altro fatto, perché Jamendo è un atto di rivoluzionario. Jamendo è un atto rivoluzionario. Tu dici, io rifiuto a tutti i diritti e ti metto le canzoni. E usate, ok. Jamendo è un atto rivoluzionario. Dici, ok, io sì, ma paghi tutto, per Jamendo? Non vuoi, no, paghi niente. Non paghi niente, e Jamendo... E c'è sto su Jamendo. Un centesimo di euro, Deezer, ti domanda 34 euro. Spotify, ti domanda, Spidi, come cazzo si chiama. Che ti domanda 34 euro per il disco... E poi alla fine io so, 3 anni che ci sto, ho avuto 13 euro. Ah, hai avuto 13, me non l'hai detto. 13 euro, no, sono arrivati, però non te ne accorgi. 13 euro, 94 centesimi. Ah, sì. Cioè, in 3-4 anni. Ma come ti, passo con banchetto. Sono arrivato. Ah, sono arrivato. Che stanno ancora lì per pagare i debiti. Cioè, il problema è, cioè, la presa di posizione, penso che l'artista, prima o poi, la vera rivoluzione sarà quando un artista dice, nasce su questo mondo, va benissimo, tu fai un atto creativo, l'atto creativo tu lo metti in linea, lo distribuisci in funzione delle persone che lo vedono, sarebbe bello e sarebbe anche giusto che l'artista sia retribuito, ma in un modo giusto e equo, che può essere YouTube, che può essere Facebook, in funzione degli ascolti che ha avuto.
non è questione di diventare famosi, però cioè io mi ritrovo con No, 500.000 ascolti chi su certe mie compone? canzoni, 500.000 ascolti, e non c'ho una lira. E mi sta bene, e perché al limite l'ho scelto. Però penso che poi i problemi come gente come Franco, che poi c'è una moglie, che io ho la fortuna di avere una moglie che non mi rompe i coglioni, ma ci sono artisti che poi alla moglie dice: oh, ma tu sei un artista, perché no? Cioè, sei riconosciuto, hai fatto. Cioè, le generazioni future, non solo uno, ma tanti artisti, sarebbe giusto di trovare un modo. Penso che d'altronde quello che ha creato Creative Commons l'hanno ammazzato, lo sai, non so se la storia, è un newyorkese, era un ebreo newyorkese che è stato ammazzato, non si sa come. Cioè, lui ha Che aveva dato creato la fastidio, sito così. no, che ha creato la Creative Commons, l'idea di Creative Commons. L'idea della Creative Commons è una bellissima idea. È un'ottima idea che bisogna difendere, però bisognerebbe trovare il modo che almeno le persone, gli artisti che siano riconosciuti, non passando da major del cazzo che te sbranano, ma che siano riconosciuti per il talento che hanno, anche se sia 0,0001%, ma moltiplicato 1 milione fanno che quell'artista può vivere tranquillo e sereno e continuare a fare l'artista. No, tu dici, a me non mi frega niente di guadagnare qualcosa, che sì, il principio è se già mendo, non paghi, metto lì come metto una torta e mangiatela se vi Sì. piace, se no la, niente, va bene. Però se un altro sito ti chiede dei soldi e ci guadagni in un modo non so come dei soldi, Secondo me ci guadagnano. allora sei un coglione, ma con la C maggiuscola, di dire allora guadagnate sul mio... sulla mia Ma produzione, non me forse. ne frega niente perché io tanto l'acqua, il coso, quel che mangio è gratis per me, dunque vabbè, non è così. Se gente guadagna sulla tua Sì, creatività, mi certo. sembra normale e rispettivo, cioè, al minimo di dirti ci guadagno ok perché lo metto, cioè diffuso, però ti do la tua Ma parte. vedi, amore mio, quando uno nasce artista, non è che nasce coglione, nasce artista. E un No, artista ma è ti prendono per innocente e puro, è un coglione. E artista, non ha. lasciarti prendere per un No, coglione un non è artista giusto. non è una persona che pensa ai soldi, un artista è un uomo puro o una donna Ma pura. È una l'artista mangia persona. come tutti quando vai a fare spesa, paghi, Ma c'è la cartocchia sicuramente, come ma tutti. di sicuro, Io per quello dico, gli artisti dico. mica vivono d'aria e d'amore Ma per quello dico che per il e di acqua futuro fresca. l'idea di Creative Commons, secondo me, io difendo l'idea di Creative Commons, la difendo. Non penso che la SIAE sia il massimo della difesa dei diritti d'autore, non lo penso affatto. Penso che la SIAE sia una mafia, una macchina di mafiosi che gestiscono diritti d'autore e se ne mettono molti in tasca. Non credo che la SIAE sia. La Creative Commons è differente, perché la Creative Commons, là, il video che sto a fare adesso, si verifica. Si sa benissimo, io so però domani se 10, 20, 30, 40 o 50 persone hanno visto il video e Vabbè. così tutti quanti. Punto. Voglio dire, se si arriva a un metodo, forse online, di non una tassa, ma un pagamento su quello che uno vede, che è minimo, però è importante, che è retribuito direttamente all'artista, questa è l'idea della Creative Commons. Questa è. Di dire, ok, dalla Creative Commons da Giamendo, a un certo punto c'è scritto, ti dicono, se tu vuoi comprare i diritti professionali della canzone, lo puoi fare. Boh, nessuno lo fa perché tutto è gratis. Però voglio dire, l'idea della Creative Commons è quella, cioè di dare massimo risalto alla fotografia, l'immagine, il cinema, la musica, di condividerla, però pensate anche a qualche parte all'artista. Anche se è in minima parte. E sono le leggi, la regola del cambiamento, cioè quello che deve cambiare, il sistema di appropriazione. E oggi funziona sugli ascolti, online, delle opere d'arte. Tu, artista, sei riconosciuto? E beh, in funzione di quello che hai avuto. E automaticamente, normalmente, chi si occupa di lo Stato, ti dovrebbe retribuire in funzione di quello che hai Dovrebbe, fatto. lui no. Adesso è impossibile, adesso è un sogno. Forse la rivoluzione comincia anche da lì, la rivoluzione culturale. Perché vuol dire che anche quando io ascolto qualcosa che mi piace, e beh, già ascoltandola, io appoggio l'artista che ascolto.
lo sostengo e quindi a modo mio lo retribuisco. Pago la connessione internet, beh, c'è un per cento che va all'artista che ho ascoltato. Pago chi quello... gestisce quello? Vabbè, ah, deve essere uno stato, deve essere un'organizzazione diversa, molto multimediale, avanzata, che permette di ridistribuire veramente a chi lo merita, a chi fa qualche cosa. Un artista, cioè, oggi come oggi, no, un artista fa qualche cosa, ne frega un cazzo a nessuno, a parte che poi spesso sono gli artisti che nascono dalle major, costruiti per far piacere alle cose più disumane forse dell'uomo, boom 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 boom, cioè un artista vero, l'arte non è, cioè l'arte, si parlava prima dell'arte italiana, l'arte italiana nasce proprio dalla capacità di trasmettere senso, che è cultura, che è musica, che è design, che è un Leonardo da Vinci, quella è l'arte e anche oggi esiste, però non manca il sistema non c'è più, il sistema è rotto, il sistema oggi come oggi è rotto e non solamente è rotto, è pilotato da major che ti spaccano e che vogliono fare solo business, 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 e l'arte non è business. Una delle cose che mi è piaciuta, delle prime cose che mi è piaciuta del fronte popolare della musica libera era l'arte non è una merce. E l'arte non è una merce e non sarà mai una merce, e quando diventa merce si perde, perché non c'è più arte, c'è solo merce, c'è business, perché per piacere te fanno di tutto e di più per farti piacere, ma non fanno arte per fare arte, fanno arte per farti piacere, fanno arte per fare i soldi. Quindi se non si ritorna a un processo inverso che dice no, l'arte è arte, e a me del business non me ne frega niente, però tu mi devi difendere come sistema per darmi quello che mi serve anche come artista minimo, quella deve essere la vera rivoluzione. Cioè, sicuramente utopia, ma c'era qualcuno che cantava Est sull'utopia pochi minuti fa. Chi utilizza internet e tu, ma tutti